Buongiorno, allora oggi è mercoledì, non mi ricordo, mercoledì 25, esatto, e oggi devono arrivare i famosi fiocchi, quelli che appunto hanno tentato di consegnare ieri, però chiaramente ieri non doveva arrivare niente. Cioè, la consegna è prevista da oggi, appunto, al 31 di agosto. E loro quando hanno tentato di consegnarla ieri. Vabbè. Comunque, i piani di oggi sono pitturare la base della struttura. E la pitturerò solo tipo sopra, perché giustamente non ha senso pitturare anche la parte sotto perché tanto non si vedrebbe perché tanto va messa solo così. Woody, se ne deve andare a fare d'animo. E ho da fare appunto quello e poi ho da sistemare un po' altre cosine, sempre che riguardano il matrimonio e quant'altro. Chiaramente dovrò fare due passate, quindi ne faccio una adesso e una aspetto che si asciuga, quindi una mangerò oggi pomeriggio. Vediamo se non è già arrivato. Praticamente, oddio, quanto sole, quanta luce, troppa luce. Praticamente le cose che devono arrivare sono i fiocchi. Quelli delle, che andrebbero messi sulle macchine delimitate. Non so se ve l'abbiamo già detto, ve l'ho detto, vabbè, comunque. Sono andata a leggere un po' come funzionano il fatto di doverle consegnare agli invitati. Sempre sul mio gruppo dove sono, sul gruppo, sull'app matrimonio.com, che ve la straconsiglio se vi dovreste sposare in un futuro, quant'altro, perché vi aiuta tantissimo, vi dà un sacco di idee, idem con Pinterest, cioè io ho trovato un sacco di idee e praticamente tutti hanno detto, risposto, che, cioè, che sono quelli che l'hanno già fatto appunto, che loro fanno un cesto, quindi devo trovare un altro cesto, siamo già a quota 3 cesti. E tutta sta luce bianca e, dove appunto li mettono dentro e, questi fiocchi e quando vengono gli invitati a fare un rifresco alcuni perché tanto non vengono tutti li prendono già e gli altri li metti all'ingresso della chiesa o li metti tutti direttamente lì quindi mo dobbiamo capire anche questa cosa come farle. Perché in realtà mi piaceva già darglieli prima che cioè li mettessero prima, che magari arrivavano già alla cerimonia con già i fiocchi montati. Cioè, darglieli dopo, sinceramente, non mi piace come idea, però non lo so. E quindi sì, dobbiamo capire questa cosa qua. Andranno montati anche quelli lì, quindi dobbiamo capire come farli. Però penso sia una cosa che si tira, una cosa molto easy. E basta. Quindi tra dovrei arrivare quello e altre due cose, mi sembra. Sì, dovrebbe arrivare quelle cose lì. Io ho già inviato stamattina l'email del libretto, che speriamo vada tutta bene, vada tutto bene, così abbiamo l'ok per andare a fare le stampe. E a inizio settembre contatterò di nuovo il parroco della nostra residenza qua, perché guarda, cioè, ragazzi, veramente è una tiritera allucinante. Contatterò di nuovo lui perché mi ha risposto tipo la segreteria dicendomi che per ora è fuori a fare un pellegrinaggio e quindi non, cioè potrei comunque consegnargli, però mi fido il giusto, nel senso che non vorrei che magari li mettono da qualche parte e poi va perso questo documento. Quindi piuttosto aspetto questa settimana e lo contatto direttamente a inizio settembre. È passato un bel po' perché sono tipo le 3, mi sembra. La luce. La luce. Olè. Allora, ho fatto un po' tutto quello che dovevo fare in realtà. E ho contattato anche la truccatrice che gli ho detto, guarda che
Manca meno di un mese e se ti va, insomma. No, più che altro devo stabilire almeno un giorno per fare la prima prova perché devo andare io da lei e poi chiaramente lei verrà quando dovrà truccarmi. È bravissima sta ragazza, proprio brava. E poi niente, poi ho messo un po' a posto casa, ho smangiucchiato, ma in realtà non ho mangiato più di tanto, come sempre ormai. Comunque ho dei capelli. Perché abituata alla fotocamera di prima, che era tipo così diverso, questo è molto più piccolino e quindi ti vedi diversa. Boh, mi devo un attimino abituare. Comunque, in tutto ciò, verso mezzogiorno, può essere, vediamo se c'è scritto. Vabbè, non c'è scritto. Comunque, verso il mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, è arrivato questo pacco, eccolo qua, come lo apriamo insieme. Dovrebbero essere i fiocchi, dovrebbero, questo, ma la domanda è come funziona, perché c'è scritto che confezione 50 coccarde autotiranti rosse. Cioè, in teoria dovrebbero farsi da sole praticamente. Sono quelle più grandi, queste sono costate 13,76 euro sempre su Amazon, magari vi metterà il link, non lo so. E vabbè, queste ve le faccio vedere perché tanto sono fiocche da mettere sulle macchine, quindi non c'è niente di che. Però, come avverrebbe la magia? Scusa. Cioè, noi abbiamo presi 50 perché era quello di meno e poi non avremo 50 macchine. Spero, mi auguro. E quelli appunto sono tutti degli invitati. Boh, magari oggi quando torno a casa, quando torniamo a casa che andiamo a prendere un rosa al lavoro, vediamo di provare a farne una perché non è che si capisca granché. Eccolo qua, praticamente questa è la base della struttura. Mo' ci do un'altra passata perché qua ci sono venute queste strisce, non so perché. Comunque era marrone ed è già venuto un bel risultato. E poi ci verrà la struttura sopra. Comunque sono contenta, è venuta una cosa fatta bene. Peccato per queste striscioline bianche qua, un po' più scure. Poi, altra news, che mi sono fatta praticamente tutto il pranzo, tutta, sì, cioè da mezzogiorno alle 2:30, perché dopo ho detto basta, infatti sono le 3, però vabbè, mi sono guardata su internet, scusate innanzitutto la faccia e quant'altro, però vabbè, siamo sfatti in sti giorni perché stiamo a fare 100 milioni e mezzo di cose. Mi sono fatta, non lo so, ho fatto una ricerca allucinante per cercare qualche cosa per fare sto benedetto addio nubilato perché è veramente un casino, che in teoria so che la sposa in teoria non dovrebbe far niente, dovrebbe solamente dire dove, però nel nostro caso è tutto molto più diverso. Noi siamo un po' gli alternativi, praticamente stiamo organizzando un po' noi, ovvero sia io che da parte del mio moroso praticamente. Buongiorno, oggi è venerdì 27, 26? 27. Ieri non abbiamo registrato nulla, ieri che è stato giovedì, perché alla fine ho fatto sempre le solite cose. Ho finito di pitturare i legnetti, quelle cose lì, ho pulito tutta casa e quindi alla fine. Se poi siamo andati a prendere la macchina che finalmente si è sistemata, è a posto. Che bello, ce l'ho di nuovo la mia piccolina. E dopo, in realtà non l'ho avuta per 3 giorni. E poi sono andata dai miei, poi sono andata a prendere il mio orzo al lavoro e basta. Quindi non lo so, non ero molto in vena ieri. E stamattina
Stamattina il mio bro si è andato a lavorare per le 7, quindi l'ho accompagnato e oggi pomeriggio, in teoria, perché ancora nessuno mi ha risposto, dovrei vedermi con le ragazze dei suoi colleghi. Andiamo a casa di una dei suoi colleghi, del mio amoroso comunque. Cos'altro dire? Sì, più che altro ci vediamo noi. Così per fare un pomeriggio un po' alternativo, ma soprattutto anche per capire cosa fare per sto benedetto addio annubilato. Che ho trovato anche una roba, ragazzi, gliela farò vedere, però gliela farò vedere oggi perché è inutile che mando gli screen e cose, tanto ci vediamo oggi. E poi ci vediamo domani pomeriggio tutti quanti insieme che andiamo a fare un aperitivo. E così. Comunque oggi è una giornata freddissima, stamattina c'erano 18 gradi praticamente, infatti ho il maglioncino e dovrebbe piovere tra l'altro oggi, ma è una giornata veramente nuvolosa. Allora, mi sa che non ho tantissimo sulla schedina, comunque mi sono fatta doccia, è passato un po' di tempo, sono quasi le 11. C'è un vento allucinante, insomma, spatteva di tutto e di più, quindi mo sto chiudendo. E niente, mi sto facendo le unghie, quindi me la sto prendendo proprio con calma oggi. Ho fatto una bella doccia calda e quant'altro. Intanto c'è Fudi qua che è un po' impaurito. È un po' impaurito perché sbatte di tutto e secondo me hanno lasciato aperto. Ci sono aperte le finestre per le scale e quindi sbatto un po' tutto. Allora, faccio una clip con il telefono, quindi vedrete una qualità diversa o anche più brutta, perché è passato un bel po' di tempo dall'ultima e per di più ho anche la sedia della videocamera super super piena. Sono appena stata in farmacia, come si può vedere, e ho preso praticamente tutto quello che mi serviva. E poi vi faccio vedere, perché tanto ho tempo, cioè sono le 4:40, quindi ho più o meno tutto il tempo. Stavo pensando se passare un attimo all'MD o queste cose qua, ma ci penserò. Più che altro perché dato che devo andare a casa di questa ragazza, andarci a mani vuote io non sono tipo, quindi un po' mi vergogno. E non lo so, ma ci penso. Praticamente ho preso, ho speso una quarantina d'euro per una garrotta, cose che ci servivano, l'entero germina, che questo fa sempre comodo. Ho preso la scatola quella piccola perché tanto 10 flaconi va benissimo. Il Voltaren, questo qua, perché anche questo può sempre servire e anche quando uno c'ha, insomma, quando uno c'ha dolore, così se lo mette. Poi ho preso questa qua per le afte, praticamente quello che, non so se ve l'ho detto, boh, comunque il mio brodo c'ha una bolla qua, gli è venuta, e gli dà un fastidio allucinante, si faceva tipo degli impacchi col colluttorio, ma non servivano a nulla praticamente, cioè non so se gli ha fatto effetto, secondo me no, perché gli è solo cresciuta di più. Quindi gli ho preso questa e io mi sono presa invece questo qua, perché da un po', o comunque a volte mi capita di avere un po' di reflusso, no? E quindi ho detto almeno ce l'ho, ho preso quello sempre piccolino, a sapore di ananas tra l'altro. E niente, ho fatto shopping in farmacia, bellissimo. Non lo so. Comunque niente, adesso mi faccio un bel giretto panoramico in macchina. E se ho tempo vado o all'MD o in un supermercato, comunque vedo, mi devo assolutamente procurare un gel perché quello che avevo, che abbiamo portato a Barcellona, penso di averlo lasciato a casa e di conseguenza non me ne faccio nulla. Comunque sono stravestita perché pensavo facesse più freddo, però una Ferrari. Però va bene così, cioè, sono total black e mi sono messa dopo mesi i leggings. Buongiorno, mi vedete con il telefono perché non so se ha svuotato le sedie della
videocamera, quindi scusate la qualità, scusate tutto, ma in realtà sono già io che sono messa così. Comunque stamattina sono tristissima, oggi è sabato e sono già le 9 e un quarto, porca la miseria, io mi sono svegliata che erano le 8 e mezza, oggi ho dormito un po' di più, mio marito è andato a lavorare per le 5 e mi sono svegliata con una bruttissima sorpresa, ragazzi. È rimasto solo Dario. Adesso li sto facendo, l'ho tutto lavato, tutto quanto. Mo' ce l'ho messa dentro, però chiaramente l'acqua è pochina per lei, perché si sta ricaricando l'acqua depurata. Quindi mo' piano piano gliela sto aggiungendo. Devo ancora far colazione, ma non ho neanche fame, vi dico la verità. Non ho per niente fame perché mi si è proprio chiuso lo stomaco. Perché appunto è morto Nemo, è morto. Solo che la domanda che noi ci stiamo facendo, perché io già. Piano piano gliela metto. La domanda che mi sto facendo è come cavolo è possibile? Perché noi abbiamo, cioè, abbiamo seguito le regole che ci hanno detto, no? Di tagliare 2 volte al giorno, un giorno sì e un giorno no. Infatti sul calendario mi sono segnata quando glielo si va dato. Però secondo noi era troppo poco, però noi essendo inesperti di pesciolini non sapevamo come comportarci, di cui noi abbiamo fatto quello che ci è stato detto dal venditore, uguale. Però noi ci eravamo fatti 2 domande. Secondo noi è troppo poco, è troppo poco. E io non vorrei che Nemo sia morto perché era troppo poco il cibo. Sta di fatto che io ce l'ho qua, non ve lo faccio vedere perché, per carità. Però vi giuro, mi è presa malissimo stamattina perché mi sono svegliata per venire a fare colazione. Infatti io ho ancora il succo pronto, stavo per mangiare qualcosa. Come mi sono girata perché ho detto adesso gli do da mangiare, mi si è proprio adesso mi si è chiuso proprio lo stomaco. E poi sono rimasta male, ragazzi, perché si vede che dovevamo fare di testa nostra e forse era meglio così se facevamo di testa nostra. Adesso Dori gliel'ho dato un pochettino di più, aveva strafame, ragazzi, quindi non dovevamo ascoltare quello che ci diceva lui. E niente, subito ho guardato su internet come fare, infatti c'era scritto ovunque di togliere subito il pesciolino morto, di pulire tutto, di togliere gli altri pesci e di disinfettare, di lavare tutto quanto. Io tutto l'ho già fatto praticamente. Quindi Dori a posto, ho mangiato, gli ho cambiato l'acqua, ho lavato i sassolini. C'era Woody che mi guardava per dire questo è diventato scemo tutto d'un colpo. Perché chiaramente non capiva. Comunque lì la boccetta dove è lì dentro perché magari pensavo ritornassi in vita, ma niente, proprio lì così che galleggia, porca miseria, vi giuro. Ci sto male, ci sto proprio male perché dovevamo fare di testa nostra come li vedevamo. Vabbè. Niente, adesso ne prenderemo un altro di pesciolino rosso perché anche ci cioè, potremo tenere solamente Dori. Però, boh, mi dispiace, è stata sola. Vabbè, niente, dai, non vi rattristisco più perché penso già che ormai vi ho già rattristito abbastanza e questa faccia ormai non so proprio guardare. E niente, ci aggiorniamo più tardi, vediamo cosa succede.